Buongiorno. Alessandro Skillbarber, da dove è partito? Perché la tua azienda è decisamente innovativa rispetto alla media. Da un'attività artigianale di famiglia. Tre generazioni abbiamo deciso di dare una svolta perché è oggi importante differenziarsi. Cos'è che ti ha fatto fare click? Ho fatto un corso di marketing e comunicazione a Roma, specializzato sul marketing per parrucchieri. Lì ho avuto quella scintilla, che dici, caspita, bisogna dare una svolta, perché il mondo del lavoro è cambiato. Cioè, se io oggi, nel 2017, lavoro come lavorava mio nonno negli anni 50, c'è qualche problema, non può essere, perciò devo cambiare anch'io. E così è stato. Ok, e adesso come stai lavorando? Allora? Ci siamo differenziati sul mondo delle barbe. Abbiamo circa il 35% dei clienti che arrivano fuori con ESA, che sembra poco ma è tantissimo, e ci conoscono per la barba. Poi stiamo iniziando a fare dei corsi noi a degli altri parrucchieri. E il mondo del digital come lo state utilizzando? Digital oggi è una porta verso il mondo. Ti chiedo una cosa, questa è una provocazione. I parrucchieri, in linea di massima, si limitano a usare Instagram o Facebook e pubblicano solo ed esclusivamente la classica foto di profilo, ti fanno vedere il taglio, sì, oppure ti vero, fanno vedere dietro, perché continuano a produrre questo materiale che lo fanno tutti? Col discorso immagini rende subito l'idea di ciò che è fatto. Ecco perché comunque i ragazzi dai 18 ai 27 anni sono spostati da Facebook a Instagram. Tu però, se ricordo bene, non ti limiti solo a postare la classica immagine. Assolutamente, noi diamo anche informazione. Abbiamo un blog dove si parla delle cure della barba, piccoli segreti che nessuno ti dice, adottando quei piccoli segretini che comunque fanno sì che la tua barba sia sempre in ottime condizioni. Fate sempre le foto più o meno contestualizzate, dove ci sei tu che fai qualcosa assieme sì, magari al cliente. Le trovo molto divertenti e secondo sì, me forse sono anche più efficaci della classica sì, foto di fine lavoro. Sì, perché secondo me sono quelle classiche foto di scena di vita quotidiana. Sì, avere un profilo con tante foto di tagli di capelli va bene, però devi rendere trasmettere al cliente com'è il tuo negozio. Grazie mille, allora direi che è sufficiente. Grazie a te, Mattia. E dai, adesso ti monto il video e sì, vediamo cosa ne viene fuori.